questo giorno così importante è intervenuto. Ringrazio i professori, la preside del Consiglio dei Guglionesi per essere qui presenti in questo Consiglio Comunale davvero molto importante. Ringrazio della presenza di Mario Sorella, ringrazio per l'intervento di Antonio Sisto, di Giorgio Gagliardi, dei consiglieri di minoranza che veramente hanno testimoniato con parole veramente molto importanti di una giornata che va ricordata e che ricorderemo nei prossimi anni certamente con lo stesso vigore. Io mi accingo a leggere quello che è il testo della proposta del Consiglio Comunale che ha come oggetto il conferimento cittadinanza onoraria alla senatrice signora Liliana Segre. L'amministrazione comunale intende testimoniare l'apprezzamento per l'opera e l'attività svolta dalla signora Liliana Segre, matricola 75190, ad Auschwitz, assegnandole l'onorificenza della cittadinanza onoraria nel comune di Guglionesi. I motivi di questo riconoscimento sono tutti nei fatti della storia, nella nostra storia. Dal binario 21 della stazione centrale di Milano, dove partivano i treni per i campi di concentramento, ai giorni nostri. Liliana Segre, in quanto ebrea, rimase vittima delle leggi razziali fasciste all'età di solo 8 anni. Infatti, nel settembre del 1938, fu costretta ad abbandonare la scuola per trascorrere con alcuni familiari un lungo periodo in fuga dalle persecuzioni. Il 30 gennaio 1944 venne deportata dal binario 21 al campo di concentramento di Birkenau, Auschwitz, e il 6 febbraio internata nella sezione femminile. Il padre morì ad aprile dello stesso anno, mentre i nonni paterni deportati ad Auschwitz furono uccisi poco dopo il loro arrivo. Durante la sua permanenza nel campo di concentramento fu impegnata nei lavori forzati e venne liberata il 1 maggio del 1945, 75 anni fa. Liliana Segre è una dei 25 sopravvissuti dei 776 bambini italiani di età inferiore ai 14 anni che furono deportati nel campo di concentramento di Auschwitz. Nel 1990, dopo 45 anni di silenzio sulla sua storia personale, la Segre decise di partecipare ad alcuni incontri con gli studenti delle scuole, portando la sua testimonianza di ex deportata fino ad essere nominata senatrice a vita nel gennaio 2018 dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La democrazia si perde pian piano nell'indifferenza generale, perché fa comodo non schierarsi e c'è chi guida più forte e tutti dicono ci pensa lui. La volontà dell'amministrazione comunale di Guglionesi, preceduta da moltissime altre amministrazioni in tutta Italia, è di contribuire a queste azioni attraverso il conferimento alla senatrice Liliana Segre della cittadinanza onoraria che, pur essendo un atto formale e altamente simbolico, l'accoglie di fatto nella nostra comunità di Guglionesi. Si è pertanto deciso come gruppo di maggioranza, anche con il sostegno dell'Arci Francesco Ioni di Guglionesi, posso aggiungere anche dalle forze di minoranza, di conferire la cittadinanza onoraria a Liliana Segre per l'alto valore civile, sociale e culturale della sua testimonianza e del suo impegno, portato avanti con grazia e serena tranquillità. Considerato l'impossibilità dell'onorevole Liliana Segre di ritirare personalmente la civica onorificenza, si provvederà a formare invio della presente delibera di conferimento della pergamena e di un dono artigianale. Quindi io chiamo a deliberare sul secondo punto, e quindi di conferire per quanto premessa la signora Liliana Segre la cittadinanza onoraria del comune di Guglionesi, di suggellare ufficialmente e pubblicamente tale benemerenza con il dono della signora Liliana Segre di una pergamena nella quale sono riportate le motivazioni dell'onorificenza, sarebbe questa, oltre a un manufatto artigianale realizzato da Michela Bellocchio, che voglio pubblicamente ringraziare per questo manufatto davvero molto bello, e al Gagliardetto del Comune di Guglionesi, e di dichiarare la presente deliberazione diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta.